come, ripeto, io la biografia non detta, però in sintesi farebbe piacere anche darla a lui. No, e diciamo così, è stata una cosa improvvisa, perché anche se ho sempre letto, sono sempre stato, diciamo, innamorato della lettura, però sempre operato dal lavoro, che in quel presente Ragionier Simoncelli può testimoniare, non avevo assolutamente tempo per dedicarmi alla poesia. Se non che, da pensionato, andavo annualmente alle Isole Canarie, insieme a lui. Perché? Perché laggiù ho una nipote che ha preso la residenza a Lerma, un ex insegnante di lettere in pensione, e si è stato in Italia, ha preso la cittadinanza spagnola e quindi ogni tanto andava a trovarla, quello ogni tanto che poi è diventata la sua etudine, nel senso che ci andavamo tutti gli anni, io e mia moglie si partiva e andavamo a svernare all'isola La Palma, dove risiede mio nipote, che ha avuto anche fortuna perché è proprietaria di 7-8 appartamenti che affitta a turisti tutto l'anno. Deve prendere anche l'indirizzo. E da lì, e da lì è la famosa lampada di Aladino che stavo raccontando alla Ragionier Simoncelli, che trovai così casualmente per la scuola. E da questa vecchia lampada di Aladino uscì fuori un piccolo genio polveroso, e da lì mi ha dettato lo spunto per scrivere poesia. E no, ma in effetti questa è una battuta. E un anno dovevano venire dei nostri amici di Venturina, Marina e Moglie, e anche loro venivano insieme a noi, che erano amici della mia nipote, anche loro venivano in inverno a trascorrere questo inverno. Se no che a lui venne un infarto diversi anni fa, se non potrebbe. E allora mia moglie gli disse, quasi quasi mi è venuta l'idea di scrivere una poesia per Paolo. E lui inizia a scrivere, e da questa poesia, che poi è stata pubblicata in un libro che viene pubblicato annualmente dal sindaco, dal governatore di quest'isola, che è un libro in cui sono raccolte tutte le poesie e racconti dei giudizi stranieri. Siccome mia nipote lo conosceva, e allora gli è piaciuta la, diciamo, la poesia, la inserita così, e da lì è partito il tutto, e comincia a scrivere. Ecco, ma la sensazione del fare, dello scrivere... Però ho cominciato a scrivere dalla via più difficile, diciamo, perché la poesia è l'ordine, e quella più difficile, piace. E ora però mi sto cimentando nei racconti, facendo il contrario. E sto scrivendo, penso che abbiano abbastanza successo. Senta, mi viene una cosa, Giuliano. Tutto scrivere le poesie per lei ha anche un valore, come potrei definirlo, di... È stata la spinta, è stata una valvola di scarica per me, perché purtroppo c'è stato un periodo molto triste della perdita della moglie. E lì, diciamo, ha agevolato ancora di più questo istinto dello scrivere. Sì. Mi piace, c'è una frase, il tuffo tutto è relativo, sì, in cui apre i versi e dice: la poesia è un affare di famiglia, che discuto con me stesso. E discuto? Con me stesso. Insomma, ripeto, è un fatto privato, è un fatto privato, io, a me pare, anche su un piano, lo accennavo di anzi, poi ci siamo interrotti, su
su un piano quasi di necessità, no? Anche attraverso i versi, di ripercorrere, se vogliamo, delle emozioni, delle sensazioni, dei vissuti che fanno parte di lei, gli sono appartenuti, nessuno li toglie più, però fanno parte di un passato, un po' così anche, sì. Dell'amore con la moglie e l'amore per l'infanzia trascorsa, mi ricordi l'infanzia trascorsa. Senta, lei... La lisca dell'albero della vita, che non so. Lei ha dei figli, no? Che ha una figlia? Una figlia e un figlio. Allora, figlia e la figlia, di questo fatto del fare e scrivere poesie, che pensa? Che gli hanno detto quando... Molto soddisfatti, ma in particolare mia moglie era soddisfatta. E mi dava la spinta a lei per scrivere. Ecco, ma quando è accaduto questo inizio? Questo evento. Cioè, alle spalle non c'erano altre esperienze? Io avevo esperienze di lavoro e basta. No, spero perché tra l'altro sul piano, se vogliamo, e questo magari io lo dico, ma bisogna che loro il libro lo prendano, lo gustino personalmente, su un piano anche direi di stile, di glossario, quindi di parole, di verbi, avverbi, di costruzione, io trovo una grande capacità, cioè non c'è, non sono le poesie rimate o le poesie magari libere dove rimane, cioè no, qui c'è proprio anche una piacevole, gradevole, ben fatta costruzione di questi gesti, di questi versi. Ma come leggi la poesia? Odia la macchina da scrivere. Che vorrei ascoltarsi alla vecchia Olivetta. Vorrei ascoltarsi Regina Simoncelli. Perdonate, io non so, fine decidore, ma insomma, la malinconica macchina da scrivere, dove l'anima e il cromo del ricordo fondono il passato col presente. Tanto lungo un po' distratto, inizia l'avventura di una pioggia di parole battente con i tasti delle mie illusioni. Tu, croce e delizia del mio cammino, tu che hai preso per mano i miei anni di studio e nelle acerbe ore di lavoro hai offuscato gli occhi sulle note del tuo canto e biasimavi il rombo dei trattori quando dalle finestre penetrava il profumo di grano dell'estate e la tenda dell'ufficio vagava come una vela sulla brezza del mio sogno, mentre la regia dei tuoi tasti sceneggiava la trama di un bilancio. Non m'abbandonare mai, scheletrica amica, cantami con la tua vecchia voce una canzone antica, sciogli sui ridi pregni d'orizzonti i nodi della poesia, fino a quando sveglierai col tuo lamento silenzioso il tramonto di un sognatore stanco, immerso nella sua gemma di tristezza dal fondo sonnolento della vita, il tuo ticchettare svanirà nell'infinito come il dolce suono dell'amore. Grazie. Anche onomatopeia, che dà anche il senso del rumore, del senso, bravo davvero.